Azione! Ma Fabrizio, ti ricordi quando abbiamo cominciato la nostra rassegna sui cantautori? No, lo ricordo benissimo, nel 19, subito dopo la Grande Guerra si partì in noi, no? Prima del fascismo. Cioè, l'idea sarebbe io, te e Matteotti, poi lui. Faccio una brutta fine. No, ma a parte le sciocchezze, non ricordo bene, 26 gennaio 2019, Gipsoteca, Fabrizio De André. Non si trovava più neanche uno spillo, poi dopo gli incontri con tutti gli altri cantautori. Nel resto ci si inserì in quel filone, no, di eventi sui cantautori. Filone? No, direi proprio di no. Filone non c'era. Sul filone. Se non siamo stati i primi, siamo stati fra i primi, assolutamente. Sto sbagliando? Sì, chi ha visto non è Francesca. La nostra formula di racconto con gli audio, i video, le ambientazioni musicali. Qualche a volte ospite, l'ospite, è vero, certamente. Hai ragione, è vero. Secondo me, dopo, qualcuno ci ha anche copiato. Hai questa impressione. Un'impressione, secondo me. Vabbè. Direi di sì, ma comunque noi andiamo avanti lo stesso. Facciamo un nuovo calendario, nuove date, nuovi incontri. E magari prendiamo delle vie di fuga in diagonale, eh? Alla Franco Battiato. Alla Franco Battiato, che va sempre bene. Benissimo, e del resto. Ma il resto noi, insomma, siamo i primi e i più amati. Come il Sette Bella.